Buongiorno, eccoci a un nuovo video Ghianda Pippone che oggi vuole andare dritto dritto e per punti prut netti a parlare della censura delle emozioni. Gente, ficchiamocelo nella zucca. Abbiamo creato una società e una cultura che ha una sottospecie di fobia delle emozioni, per cui siamo talmente tanto emotivamente incompetenti che questo ci provoca un sacco di guai anziché no, e che andremo anche un pochettino a vedere in questo video. Però ti dico intanto i punti, cioè che cosa ti devi aspettare da questo video, ok? Innanzitutto andremo a vedere che cos'è e come si manifesta la censura delle emozioni, ok? E poi andiamo a vedere quali sono le cause di questa censura, cioè ok, censuriamo, ma perché censuriamo? Cioè, ok, dov'è che si inceppa il meccanismo? E questo ci aiuta perché se siamo consapevoli, di dov'è il nostro meccanismo che si inceppa, sicuramente possiamo essere più efficaci a trovare una soluzione. Vedremo gli effetti negativi della censura dell'emozione, perché non ce n'è uno di positivo, te lo dico, cioè, se vuoi farti i danni, continua pure così, se invece vuoi stare meglio, continua a guardare questo video. Vedremo qualche tecnica per superare, no, questo blocco che ci mettiamo su questa censura delle emozioni. E all'ultimo punto, il quinto, alla fine di questo video, andiamo proprio a vedere come iniziare a cambiare la nostra visuale sulle emozioni con dei messaggi per accoglierle che la mettono in luce in maniera più positiva, quindi un po' un aiuto per risolvere questo problema. Se sei pronta o pronto a partire, andiamo avanti, non prima di averti detto, se vuoi avere sempre video che hanno il coraggio anche di toccare punti scomodi, andare a pensare fuori dagli schemi, che forse è quello che un po' ci serve, una ventata di aria fresca. Questo è il canale adatto per te, quindi se hai questo coraggio, ti invito a iscriviti al canale, attiva le notifiche, così saprai sempre quando pubblico un nuovo Ghianda Pippone. Dopodiché, se vuoi più Ghianda Pipponi, allora ti suggerisco anche i miei social, mi trovi sia su Facebook e anche su Instagram. E adesso andiamo avanti con il punto 1. Cos'è e come si manifesta la censura delle emozioni? La rabbia è sempre qualcosa che nasconde la paura. E quando una persona si arrabbia dobbiamo averne compassione perché dietro è sicuramente spaventata. No! Questo è un esempio di come ci ricamiamo delle pippe mentali infinite per non ammettere che ci cacchiamo addosso davanti all'emozione rabbia, quindi la paura in primis la nostra, non di chi si arrabbia. Sì, certo, ci sono delle fattispecie in cui rabbia e paura possono essere connesse, ma non è la totalità dei casi di persone arrabbiate e dare queste definizioni semplicistiche è scientificamente scorretto e per scienza intendo quella senza H, non è la scienza, è proprio la scienza, sono emozioni ormai. Sai, di studi ne abbiamo un attimino. La censura delle emozioni, appunto, è in qualche modo mettere un tappo al nostro fiume, anzi, per star meglio nella metafora, un bel fiume che scorre e noi ci mettiamo una diga. Poi le strategie per reggere quella pressione, che sono sempre comunque disfunzionali perché la pressione a essere disfunzionale, possono variare tra farle uscire, sbottare di botto, farle uscire tutte insieme, oppure tenere, 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 tenere così questa ci rode dentro, ma questo lo vediamo meglio dopo. Insomma, per qualunque ragione, e mica solo con le emozioni spiacevoli, anche con quelle piacevoli a volte, abbiamo come l'idea di dover controllare questo aspetto naturale di noi. Ho detto che è naturale, 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 siamo fatte e fatti così. Quali sono le cause allora di questa censura? Andiamo al punto 2. Sostanzialmente sono di questi tipi, piglio il pennarello così vedi anche lo schemino. Possono derivare da traumi, cioè avvenimenti della nostra vita che hanno lasciato dei segni, per cui per rispondere a qualcosa di troppo forte abbiamo probabilmente costruito una strategia che però non aiuta il nostro fiume a scorrere. Possiamo tenerla questa metafora dello scorrere del fiume, delle emozioni che a me piace tanto, ok? E qua quindi attiene alla storia per lo più personale, ok?
Come si risolvono i traumi? Non si va con una persona che ti canalizza la soluzione, per l'amor del cielo, che poi in privato, occupandomi di sti temi, mi hanno scritto decine di persone con abusi che hanno fatto ancora peggio, gente ricoverata. No, affidiamoci a professioniste e professionisti dei traumi, che oltre ad averlo studiato, e non su Google o su un libricino, ma con un intero percorso, hanno anche l'esperienza per trattare e aiutarci. E poi c'è un altro aspetto, quello diciamo più collettivo, che sono i pregiudizi o le narrazioni, pregiudizi a breve, tanto mi stai ascoltando, ok? E che possono essere i più vari. Qua il primo, che riguarda tutti, tutte e tutte, da smontare, è un'idea che risale al pensiero greco, delle emozioni come debolezza, forse anche prima di loro, però appunto loro ne hanno scritto. E quindi c'è il discorso del crederle una cosa da deboli. Perché una cosa da deboli? Perché sostanzialmente c'era la contrapposizione tra razionalità e esperienza. Quindi tra un mondo a cui potevi arrivare solo con la ragione, il mondo delle idee, da cui viene poi il concetto di archetipo, il mondo dell'esperienza, con i sensi, eccetera. Più avanti, questa cosa ce la siamo portata, quindi l'abbinamento all'animalità. Questa è una roba da animali, perché in quanto essere umano quel che mi distingue è la ragione, questo era il pensiero, Questa cosa si è portata avanti e quindi si è mitizzata la forza come la capacità, che altro che capacità è un guaio, di non mostrare le emozioni. Allora, un pizzico di scienza senza H. Perché è carente questa visione? Perché l'errore è di fondo, è nella sciagurata divisione in due di tutte le cose del mondo. Se vuoi approfondire come altro si può pensare, ti suggerisco un mio video che è proprio sul pensiero così e un altro modo di poter pensare alle cose, te lo linko sia in descrizione sia qui sopra, dove appunto abbiamo separato la ragione e i sensi. Peccato però che questo non tenesse conto, ci è voluto un po' per fare degli studi, no? Di come funzioniamo noi, di come funziona il nostro cervello. Il nostro cervello non ci mette una linea netta, ok? Dove una cosa può controllare un'altra, ma non funziona proprio così. Noi abbiamo praticamente tre cervelli, o meglio, il nostro cervello, che sarebbe sto disegno obbrobrioso, chiedo scusa, però è farci capire, è fatto in tre parti. Per cui se qui abbiamo la parte più antica, che è quello dell'attacco, freezer e fuga, cioè la parte, si chiama cervello rettile, ma niente a che vedere con i rettiliani dei complotti, il cervello emotivo, cervello mammifero, è anch'essa un'altra parte, e poi la neocorteccia, che è quello che avrebbe la ragione, non avere ragione nel senso che tu sei quello buono e quello cattivo, ma la razionalità, è l'ultimo che si è sviluppato, ma è anche l'ultimo che si sviluppa nella storia della nostra vita. Allora, l'errore di fondo qui è pensare che un pezzo di cervello sia più buono dell'altro. Noi non dobbiamo ragionare così, noi dobbiamo far parlare tutti questi tre cervelli insieme. Questo è l'obiettivo. Quindi anche il cervello emotivo e razionale non devono farsi la guerra, come era qui, uno buono e l'altro cattivo, ma il nostro scopo è farli dialogare, ognuno con l'altro, tutti insieme, come un sistema. Ecco allora che la censura è la cosa peggiore che puoi fare in questo, perché intanto è un'illusione. È un'illusione perché l'amigdala, che sta nel mezzo del nostro cervello, che è quella che controlla le nostre emozioni, è molto più veloce della razionalità, della neocorteccia. Quindi tutti te la racconti che tappi l'emozione, ma l'emozione parte. E parte perché prima che tu possa metterci un controllo razionale, quindi è proprio una cosa impossibile e illusoria. Questo è illusorio, sì, cioè dire adesso con la razionalità controllo. E non arriva al punto, anzi, arriva agli effetti negativi, che adesso andiamo a dire. Però non prima, siccome io sono donna e a questa cosa un po' sulle questioni di genere sono sensibile, oltre al discorso della debolezza sta
quello del genere. Sempre per questo tipo di pensiero abbiamo avuto la pessima idea di associare le emozioni a un genere, per cui alle femmine stanno alcune emozioni, ai maschi stanno altre emozioni, la rabbia ad esempio, no? Questa è una sciocchezza dal punto di vista scientifico, perché la nostra amigdala ha nella sua cassetta degli attrezzi la stessa lista di emozioni in tutto il genere umano, indipendentemente se tu sei maschio, femmina o non binarie. Sulle emozioni io lavoro moltissimo, trovi anche dei video sul mio canale, te ne linko un po' in descrizione, qualcuno anche qui sopra, così se poi vuoi andarteli ad approfondire sono ben felice. Arriviamo agli effetti negativi. Siamo a questa diga messa su un fiume che ha bisogno di scorrere. La nostra amigdala fa partire la cascata. Noi che famo? Ci mettiamo la diga? Mettere la diga non considera la verità assoluta da imparare, e che è che le nostre emozioni servono, sono messaggi. Quindi capire a cosa servono è quello che ci fa tirar giù questa diga, in sostanza. Solo che il nostro corpo con la sua saggezza, pum, spara lì le emozioni perché vogliamo far arrivare dei messaggi, ce lo dice il corpo prima della nostra testa. Questo non è a costo zero, perché l'attivazione delle nostre emozioni possono avere degli effetti catastrofici in accumulo, sia verso il fuori ma anche verso il dentro, come se la diga implodesse più che esplodesse e distruggesse quello che abbiamo dentro. Ecco che in entrambi i casi le relazioni sono le prime cose a patire di questa nostra censura, ok? Proprio perché le emozioni esistono, perché sappiamo dentro di noi che viviamo in comunità, quindi è nel comunicare alle altre persone che vedono il proprio ruolo. Se il sistema di comunicazione delle emozioni non funziona o lo tappiamo, è evidente che ne perderanno le nostre relazioni, non solo nel senso che magari reprimo la rabbia e poi brucio tutti quanti, ma anche perché io nel reprimere le emozioni mi rendo più incompetente nel gestire le relazioni con gli altri, proprio perché facendo così non rispetto la relazione con me stessa in primis, ok? Quindi da qui l'isolamento, ovviamente, è una conseguenza naturale, sia che distruggo tutto, sia che non riesco a rapportarmi, finisce che mi isolo. Questo ha effetti nefasti, perché noi siamo esseri sociali. Io sono orso come persona, a me piace rintanarmi nella mia tana, sto bene da sola, eccetera, ma non è un'esclusiva. Ho un po' questo mio temperamento, però sono qui che comunico con te adesso, ad esempio, ok? E mi piace molto dedicarmi alle persone a cui voglio bene. Quindi non è proprio un isolamento, è un amore anche per il tempo da sola. Il senso di solitudine comunque è anche quello, ha degli effetti negativi sul nostro umore, può portare depressione o comunque la possibilità di ammalarsi in vari modi differenti. Ci può essere un aumento di stress, di ansia e anche la famosa somatizzazione, cioè tutto quello che noi andiamo a reprimere sfoga in altre parti del corpo, portando malattie di vario tipo. Attenzione, mettiamola di improvvisarci come esperti di diagnosi, non tutti i disagi e le malattie che proviamo hanno per forza un collegamento con questo. Le cause sono sempre molteplici e ridurre tutto a una cosa è qualcosa di banale e che aggiunge ulteriore peso a una persona che magari nemmeno ve l'ha chiesta la diagnosi. Per questo, guarda, ti consiglio uno degli ultimi video che ho registrato proprio sulla relazione asimmetrica e relazione d'aiuto. E quali sono gli elementi che devono caratterizzarla? Trovi in descrizione e trovi qui sopra. Andiamo al punto 4, qualche tecnica, ok, per superare. Qua ovviamente ci vorrebbero fior di video a parte, ma intanto partiamo da qui. Una è molto semplice, non lo fa nessuno: educazione emozionale. Io mi occupo in particolare dell'educazione emozionale, educazione emotiva per quel che riguarda la rabbia, soprattutto per donne,
E se vuoi fare una capatina sulla mia Accademia Nuovo Umanesimo, trovi qualche mio percorso lì che puoi anche regalare nel caso. Il link lo trovi in descrizione. L'educazione emozionale in sostanza dà tutta una serie di strumenti per imparare a capire un po' tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso. Cosa ti serve l'emozione? Come si manifesta? Qual è il suo senso? Come la possiamo esprimere? Cosa possiamo fare? Ok? E tutti i luoghi comuni che non ci aiutano. Ad esempio, pensiamo che sia quel qualcuno responsabile di ciò che sentiamo e quindi chiediamo a quel qualcuno di toglierci l'emozione. Non può funzionare così. Poi un'altra cosa che si può fare, per esempio, è molto utile la mindfulness, che inizia ad aprire quella porta di ascolto, scevra possibilmente da giudizi. Per quanto riguarda l'aspetto traumatico, l'ho detto un pochettino prima, servono delle terapie ad hoc con persone fatte apposta, ma bisogna prenderli in mano, attenzione. I traumi mettono in moto delle cose che non possiamo risolverci da soli, proprio perché andiamo in una sorta di stato di allerta, di emergenza. Nei traumi la nostra amigdala proprio ci va dritta dritta ed è molto difficile da gestire una situazione, quindi va affiancato a una persona terza che, senza avere quel rapporto emozionale con noi, ma quindi un rapporto terzo e professionale, riesce a vedere il meccanismo e pian piano a renderci consapevole e tirarcene fuori. E ora arriviamo alla fine, al punto 5. Qualche messaggio per farti il mind shift, per farti cambiare idea. Cominciamo che sono parte di noi sul serio, cioè nessuna emozione, neanche la tristezza, neanche la rabbia, nulla, è un errore del sistema. Sono parti funzionali del sistema, sono doni, prova a vederla così, che l'intelligenza evolutiva in milioni di anni di evoluzione ci ha donato per regolare il nostro rapporto con noi stessi e noi stessi, con le altre persone e con l'ambiente che sta intorno a noi. Quindi è la nostra natura, è nel nostro basilare funzionamento. E la nostra natura, il nostro funzionamento va accolto, non lo puoi cambiare, perché altrimenti è come cercare di metterci benzina in una macchina diesel. La macchina diesel è fatta per andare a diesel, se ci metti la benzina, grippa. A me aiuta moltissimo, ad esempio, per darti un'altra immagine, vedere le emozioni come una cassetta degli attrezzi. Noi abbiamo questa meravigliosa cassetta degli attrezzi che la natura ci fornisce alla nascita. Ok, ecco qua, pronti, bambino e bambino, tenga, cassetta degli attrezzi, parte di te, usali e vivi la tua vita. Un po' così. Ecco che allora, no, ad esempio sulle credenze, credere che sia da deboli significa semplicemente limitarti la possibilità di vivere la tua vita con tutti gli attrezzi che hai, sceglierne solo alcuni anziché altri. Idem per la funesta idea delle emozioni maschili e femminili, non è vero niente, in quella cassetta degli attrezzi abbiamo tutte e tutti quelle emozioni lì, e quindi credere che questa emozione sia maschile e quindi mi impedisco di utilizzarla significa toglierti uno strumento con cui potresti vivere meglio la tua vita. Una maggiore consapevolezza emotiva significa in automatico avere un maggior livello di felicità, un maggior benessere, una migliore connessione con le altre persone, posto che sì, certamente anche loro dovrebbero fare lo stesso lavoro, altrimenti tu non puoi cambiare gli altri, però diciamo maggiore chance di avere buone relazioni con le altre persone. E posto che la nostra cultura non ci insegna a farlo, io direi che invece è proprio la prima strada da percorrere. Proprio perché finalmente possiamo fare qualcosa che sappiamo per certo essere utile e avere un impatto positivo. Spero di vederti qua sul mio canale e al mio prossimo video. Ti saluto, ciao!